Il software di cattura attivabile tramite pannello ProTouch consente l'acquisizione di tutti i volumi, sia bidimensionali che tridimensionali, tramite le CVCT Plan Meca della linea ProMax e della linea Viso. L'interfaccia è semplice e intuitiva e si divide in tre pulsanti, diciamo, fondamentali. Il primo è la home, dove ricapitola le ultime acquisizioni che sono state eseguite, per cui abbiamo una scorciatoia rapida agli esami, diciamo, svolti più frequentemente. Dopodiché abbiamo la modalità 2D dentale, dentro la quale abbiamo tutti i programmi 2D gestiti dalla macchina con l'opzionabile della parte CEF, se per esempio proprio il braccio CEF, la parte 3D, per cui le acquisizioni volumetriche. Programmi speciali, che sono programmi opzionabili, tra cui il protocollo, diciamo, per gli apparecchi ortodontici e l'acquisizione dei ProFace, e poi sempre come programmi speciali anche la possibilità di acquisire modelli in gesso e creare file STL e acquisire l'impronta del paziente e convertirla in file STL. Partendo da zero, allora, se vogliamo eseguire una panoramica, possiamo andare all'interno del programma 2D dentale, scegliere la categoria panoramica, all'interno della quale abbiamo varie soluzioni. Abbiamo la possibilità di definire la dimensione del volto del paziente. Con questa modifica noi andiamo a modificare i valori di kilovolt di milliampere in automatico. Cosa importante, nella parte superiore del ProTouch, se noi andiamo a selezionare un programma, abbiamo riepilogo di tutti i programmi disponibili. Per cui se dalla modalità panoramica vogliamo andare in modalità Bitwing, semplicemente dobbiamo premere qua dentro, selezionare Bitwing e a questo punto abbiamo la possibilità di attivare il modulo Bitwing vero e proprio, che ci ritorneremo quando spiegheremo come attivarlo e come modificarlo. Ritorniamo in modalità standard. Nel pannello ProTouch abbiamo la possibilità di eseguire panoramiche complete o se no, tramite un modulo opzionabile, le panoramiche segmentate. Le panoramiche segmentate sono praticamente panoramiche di determinate zone, per cui se io vado a premere il pulsante del divieto, vado ad oscurare questa porzione. Per cui in questo caso andrei ad acquisire la porzione frontale e destra del paziente, o soltanto la porzione destra del paziente. Se vado a premere i pulsanti orizzontali, semplicemente occulterei la mandibola e andrei ad acquisire semplicemente la mascella. In questa maniera posso definire e irradiare soltanto i tessuti del mio interesse. Questi due pulsanti permettono di far rientrare posizionare il braccio scara in posizione 0, per cui posizione completamente aperta, no? Che viene utilizzata per facilitare l'ingresso dei pazienti in carrozzina, l'accesso direttamente alla macchina, e questa invece è la posizione 1, che è la posizione standard di partenza della macchina. Il flusso del ProTouch è praticamente lineare, passato dall'obiettivo, si passa al modulo proprio parlante dove andiamo a definire i valori di esposizione. Avendo già definito che il soggetto è un volume di tipo L, la macchina si è già settata con i suoi fattori di kilovolt di milliampere in automatico. Se volessimo modificare questi valori, semplicemente dovrei andare a cliccare all'interno dei valori stessi, aumentare con il più o ridurre col pulsante meno, in maniera tale da gestire in maniera semplice il tutto. Qui nella parte di sinistra abbiamo un'immagine parlante perché ci va a evidenziare quali sono i supporti che dobbiamo utilizzare, per cui il supporto standard delle panoramiche con, diciamo, il morso da posizionare tra gli incisivi superiori e inferiori. Ci visualizza dove dobbiamo posizionare la linea verticale della guida canina e ci dice eventualmente anche rispetto allo zero della sua linea. Nella modifica lineare dove la posizioniamo, ci segnala che dobbiamo posizionare la mediana sagittale nel centro geometrico del paziente e poi ci segnala il piano di Francoforte. Ultima cosa che ci evidenzia è che dobbiamo utilizzare i bloccatempi per la panoramica e non quelli per il modulo 3D. Poi dopo vedremo nell'acquisizione del 3D. Ultima cosa che dobbiamo suggerire al software di cattura è la morfologia del paziente, cioè come è generata la panoramica, com'è la situazione anatomica proprio del paziente stesso, per cui un arco a V stretta, un arco standard o un arco a U ampia, tipico del morso testa a testa o del morso incrociato. Nel momento in cui noi modifichiamo, diciamo, il tipo di arcata, la macchina ha un movimento diverso e ha una messa a fuoco, diversa, in maniera tale proprio da avere
una panoramica ben precisa. A questo punto, per andare a gestire la cattura dell'immagine, non si fa altro che premere sul pulsante di cattura raggi. Adesso nella modalità demo non lo posso attivare perché non ho la macchina collegata, però la macchina gira, si posiziona. Nel momento in cui il pulsante di esposizione diventa con la luce fissa, dobbiamo tenere premuto il pulsante fino alla fine dell'esecuzione dei raggi e a questo punto visualizzeremo l'immagine direttamente a computer. Tornando indietro di un passo, se ad esempio volessi eseguire una bytewing, stessa procedura, stesso protocollo della panoramica, non faccio altro che selezionare il protocollo bytewing. Anche in questo caso posso oscurare la porzione di destra o la porzione di sinistra in maniera tale da catturarne una sola. Il vantaggio della bytewing rispetto alla panoramica è il movimento, della macchina, perché nella proiezione panoramica noi abbiamo un movimento di tipo ellittico, per cui è tipico ad esempio nella zona dei premolari che vengono stretti o allargati. La bytewing invece è un movimento di tipo ortogonale, cioè la macchina si muove come se stessimo facendo un endorale nel settore destro, nel settore sinistro, e mi va a realizzare due immagini non solo con i dettagli, coronali, ma dà anche un dettaglio a livello apicale, sicuramente un'immagine di tipo, diciamo, diagnosticamente estremamente valida. Perché si dovrebbe utilizzare la bytewing con un panoramico, magari in tutti quei pazienti che ospitano malvolentieri una lastrina intraorale all'interno del cavo orale, soprattutto quelli che hanno problemi proprio di conato di Mohs. Tornando indietro, nei programmi 2D dentali possiamo fare anche le articolazioni temporomandibolari. Anche in questo caso, a seconda delle licenze che acquisto, posso avere la laterale, la postero anteriore o altre proiezioni. Cosa molto importante, posso definire se voglio che sia monolaterale o bilaterale. Posso definire qual è l'angolo di acquisizione, a quanti gradi voglio che la bisettrice vada ad acquisire il mio condilo, e questo è importantissimo perché mi permetterà di avere l'infilata proprio il condilo, non avere quelle spiacevoli sovrapposizioni di immagini che magari andrebbero ad inficiare proprio la diagnosi della mia immagine stessa. Come per gli altri casi, andiamo avanti. Come vedete, cambia il supporto, per cui suggerisce di modificare il supporto, di usare sempre gli stessi bloccatempi, e vedete che la linea verticale viene posizionata in una zona diversa che corrisponde praticamente alla posizione del condilo. In questa maniera si andrebbe a fare l'acquisizione a morso chiuso e a morso aperto, per cui avremo le classiche quattro immagini sovrapposte dove abbiamo il condilo di destra, morso chiuso, morso aperto e morso chiuso, in maniera tale da poterle confrontare e avere comunque una diagnosi precisa. Questo pulsante invece fa ruotare la macchina di 90 gradi rispetto alla posizione del paziente e serve per monitorare ulteriormente la posizione dei laser. Come con la panoramica, si passa nel pulsante di acquisizione raggi e a quel punto, quando la macchina, se il pulsantiera ha il LED che rimane fisso, siamo pronti proprio a catturare l'immagine stessa. Andando avanti, ulteriore tipo di acquisizione nel 2D, c'è la panoramica dei seni mascellari, stessa cosa delle panoramiche, per cui non stiamo neanche a vederle, e poi ci sono le acquisizioni di tipo ortodontico, per cui col cefalostato. Allora, cosa importante? Direttamente sul cefalostato, ruotando la posizione diciamo, della blocca ogive, abbiamo in automatico la macchina che comunica e ci dice qual è il tipo di proiezione che stiamo facendo. Per cui, se non abbiamo una proiezione laterale, ma abbiamo una proiezione postero anteriore obliqua, in automatico, si va a modificare proprio questa cattura. Se viceversa voglio partire già selezionandola, semplicemente faccio la stessa operazione che sto facendo in questo momento. La cassetta può essere di dimensione ridotta per avere una scansione più rapida o se no di zona estesa per cui posso andare ad aggiungere le porzioni di cranio di mio interesse. Questo ci aiuta e semplifica magari per coloro che fanno un tracciato cefalometrico o vanno ad analizzare zone particolari come magari la scaglia dell'occipite. Stessa impostazione della precedente, ci dice come andare a bloccare le ogive del paziente, ci dice come posizionare il supporto da posizionare sul nasion e a questo punto vado in modalità esposizione, vado a catturare la mia immagine. Per la postera anteriore la procedura è la stessa, semplicemente cambia il posizionamento, per cui nel momento in cui io vado a dire che la proiezione è postera anteriore,
Fondamentalmente il paziente dovrà guardare con il naso verso il sensore, per cui la parte più esterna verso sinistra, e andando nel software di cattura, come vedete, ci andrà a segnalare, a seconda che vogliamo fare la postera anteriore o l'antero posteriore, come dovremo posizionarci. Per cui in maniera molto semplice avremo sempre la nostra immagine catturata in maniera precisa e ottimale. Passando invece ai moduli 3D, ad esempio nel Pro Max Classic abbiamo a disposizione acquisizione per dente, per cui un volume di 5x5, denti, per cui un volume con diametro di 8, e poi eventualmente le doppie scansioni, le triple scansioni, per avere un volume ancora più esteso. Iniziamo dal volume dente e poi vediamo gli altri. Allora, nel volume dente abbiamo, diciamo, la possibilità di o posizionare liberamente, cliccando nella zona del nostro interesse, il volume, oppure, come abbiamo visto negli altri casi, andare a selezionare direttamente il nostro obiettivo. Cioè, in questo caso magari vogliamo fare i premolari. Okay? Se voglio fare la porzione di destra o di sinistra, vado a modificarla in questa maniera. Qui sopra dico, come nelle panoramiche, quant'è grande la dimensione del cranio del paziente. A seconda del volume, ovviamente, si compensa la dose. Questo pulsante, invece, permette di dire alla macchina quale porzione del sensore deve andare a catturare le immagini. Per cui, se io ad esempio ho necessità di catturare un'immagine nella mandibola, dovrò andare a premere questo pulsante, scegliere il pulsante mandibola, e praticamente la macchina sa che dovrà far lavorare soltanto la parte inferiore del sensore. Viceversa, questo pulsante mi permette di catturare la porzione superiore della mascella. Questo pulsante invece mi permette, avendo un volume di 8x5, cioè 5 diametro, 8 altezza, mi permetterebbe di catturare sia l'inferiore che il superiore, destra o sinistra. Per cui nel momento in cui io vado a selezionare la zona del mio interesse, la macchina mi evidenzia l'arcata, in questo caso superiore, o l'arcata inferiore, o ambedue le arcate. Questa è la visualizzazione di quando selezioniamo ambedue le arcate. Cosa importante da capire è che la macchina comunque nell'anteprima ci va a mostrare il bordo più basso, per cui ci dice dove dovrebbe essere posizionato, in maniera tale da sapere che da quel punto a salire la macchina andrà a catturare l'immagine. Ritornando un passo indietro, se ad esempio ho necessità di avere un volume di tipo endodontico, per cui con la massima qualità, ma è bilaterale, sia destra che sinistra, io posso selezionare il primo cilindro e poi selezionare il secondo cilindro. In maniera a specchio ci andrà ad acquisire due volumi di 5x8 in alta definizione, sia a destra che a sinistra, in maniera tale da avere un volume, diciamo, con alta definizione in tutte e due le zone. Questo, diciamo, è molto pratico, soprattutto se scelgo le articolazioni temporomandibolari, in maniera tale da farle a specchio con un'unica centratura. È anche più veloce proprio la procedura di cattura dello stesso. Tornando poi al discorso proprio relativo all'esposizione, come abbiamo detto, anche qua viene evidenziata la linea di acquisizione, per cui ci dice che lo zero deve essere posizionato sotto il mento, in maniera tale che in verticale prenderemo tutto, e poi avremo la zona di obiettivo. In questo caso abbiamo scelto i condili, per cui la linea, orizzontale dovrà essere posizionata più o meno appena precedente al condilo. Se vogliamo eseguire un'immagine di centratura, per cui fare le scout view, vado in scout e vado ad eseguire la centratura. Nel momento in cui ho eseguito l'immagine di scout, non farò altro che, se non ho centrato l'obiettivo, con il joystick o modificando i valori, premendo sul pulsantino più e meno che appaiono dopo l'immagine scout, andrò a spostare proprio l'insieme tubo sensore, si chiama C-arm, e andarlo a posizionare in maniera ancora più precisa. Questi pulsanti invece, diciamo, sono importanti. Allora, questo è il CALM, è praticamente un modulo extra della macchina che permette una modifica automatica se il paziente ha eseguito dei leggeri movimenti durante l'acquisizione. Cosa importante da capire, il CALM così è disattivo, così invece è attivato. Per cui, se vogliamo attivarlo nella posizione, dobbiamo renderlo, diciamo, premuto, deve diventare blu. Questo pulsante applica la ultralodosa, perché praticamente applica il protocollo a bassa dose. Questo pulsante invece va a definire qual è la qualità del voxel che vogliamo. Ovviamente più piccolo il voxel, cioè più grande il voxel, scusate,
e più veloce sarà la rotazione della nostra macchina, però ovviamente la qualità sarà inferiore. Con questo invece definisco qual è la qualità dell'immagine stessa. Se tolgo l'ultralodoso, ovviamente nei protocolli vengono aggiunti tutti gli altri protocolli disponibili a seconda delle licenze che vengono acquistate proprio dal cliente stesso. A questo punto, quando abbiamo modificato tutto, l'ultima cosa che possiamo fare è andare cliccando nei Hero Ultimate Ampere a modificare i fattori di esposizione. Come vedete, posso arrivare a un massimale di 90 kV e 14 mA, per cui posso gestire, bene o male, la qualità proprio a mio piacimento. Per cui, tornando alla categoria 3D, sempre del classico, ad esempio, possiamo acquisire la zona 20. La zona 20 ha un volume di 8 o un volume di 80 più, che sarebbe il 110x80. Cosa importante da capire è che prima di catturare devo definire qual è il volume, per cui se ha un volume di 80 o l'80 più, sarebbe il volume esteso da 110. Anche in questo caso dirò alla macchina se voglio catturare la porzione inferiore, la porzione superiore o ambe due le porzioni, per cui farò un volume, in questo caso che ne so, di 100, 110 per 50, 110 per 50, 110 per 80 in altezza. I numeri che trovate qua sotto si attivano in automatico solo se nel viso, come nella forma del viso, selezioniamo la forma XS, per cui a quel punto risulta essere un bambino, ovviamente il volume risulta essere più piccolo, anche per un discorso proprio di dose erogata al paziente. Nel momento in cui noi abbiamo eseguito la nostra centratura, abbiamo definito qual è il volume, non facciamo altro che passare il valore di esposizione e funziona identico come la precedente esposizione. Per cui posso definire qual è la qualità del voxel, posso dire se voglio lavorare con la ultralodose, posso aumentare i valori di esposizione, posso modificare, attivare il calm, eseguire un'immagine di centratura o partire poi con l'acquisizione dell'immagine stessa. Per cui riesco a fare veramente tutto quello che mi interessa con il dispositivo di cattura. I programmi a doppia e tripla scansione fanno praticamente due acquisizioni o tre acquisizioni per avere dei volumi ancora più estesi. Come funzionano? Si va a dire alla macchina quali sono le porzioni che vogliamo acquisire, in questo caso con i doppi volumi. Cosa interessante potrebbe essere che magari se voglio andare nella zona del condilo, posso definire che il cilindro del condilo risulta essere più grande o più piccolo, per cui attivandolo o disattivandolo, come vedete, posso avere delle porzioni variabili. Questo sempre per un discorso di contenimento della dose. Poi, ovviamente, andando avanti, la cattura rimane identica con le immagini di centratura che cambiano a seconda del soggetto, per cui, come vi ho già spiegato, poi il flusso è sempre il medesimo. Stando sempre nei programmi del 3D dentale, il programma tripla scansione non fa altro che andare a evidenziare tre zone di acquisizione per avere a questo punto un volume esteso che va dai condili ai settori frontali. Come abbiamo visto in precedenza, ad esempio per la parte relativa dei condili si potrebbe andare a selezionare una porzione ancora più piccola per avere una zona irradiata in maniera meno estesa. Andando avanti, ovviamente come programmi speciali abbiamo il programma Brace, che è praticamente un protocollo che mi permette di acquisire una combine delle due arcate dentarie per il protocollo SureSmile, dove viene applicato un filtro particolare che va a ridurre notevolmente la rifrazione metallica dell'artefatto proprio dei brackets, per cui ottenere un'immagine estremamente leggibile e diagnosticamente valida. Ulteriori programmi, se ad esempio alla macchina è abbinato il ProFace, premendo ProFace abbiamo la possibilità di eseguire la scansione ProFace proprio del volto e creare un oggetto OBJ, per cui esportabile poi all'esterno del software o all'interno del software per andare a creare il paziente virtuale. Anche qui è molto semplice, semplicemente si va a rimuovere diciamo il sostegno con lo stick, il morso, si va a mettere la coppetta per gli edentuli. La centratura, come vedete, è molto semplice, per cui non si fa altro che scegliere la sagittale, per cui la mediana reale del paziente si va a posizionare il laser orizzontale più o meno a livello del secondo molare. Qui dentro, nel software di cattura, andiamo a dire se vogliamo la porzione completa del viso o solo, diciamo, la porzione prima o dopo l'orecchio. E a quel punto, andando sul pulsante raggi, in questo caso non si danno raggi, ma partirà proprio l'acquisizione del ProFace stesso.
Gli ultimi due programmi, che sono comunque programmi opzionabili, sono il programma dei modelli, per cui a seconda che io voglia catturare un'impronta, diciamo un modello in gesso e trasformarla in STL o un'impronta, non faccio altro che, come vedete, a cambiare il supporto, un supporto particolare con un bordo in polistirolo, in maniera tale da non avere, diciamo, problemi di artefatto metallico e di avere un posizionamento stabile. Passano i fattori di kilovolt e milliampere, in automatico la macchina mi va a generare una trasformazione praticamente da oggetto solido a un altro oggetto solido, per cui non un oggetto di tipo, con un file di tipo DICOM, ma direttamente con un file STL, cui posso definire anche la qualità della trasformazione, per cui se la voglio a 100 micron o a 150 micron. Viceversa, per l'impronta si utilizza la stessa funzione, cioè una fase di calibrazione precedente, diciamo, all'acquisizione, si posiziona il portaimpronte. Il portaimpronte deve essere fatto in un materiale particolare, non metallico, ovviamente. A quel punto c'è proprio un'acquisizione studiata particolare che trasforma un oggetto cavo in un oggetto pieno, per cui noi otterremo il calco in gesso, tra virgolette, virtuale STL. Ogni macchina della linea Pro Max ovviamente ha poi la sua personalizzazione, per cui andando avanti con le altre macchine, ovviamente i volumi sono sempre più estesi. C'è anche da dire che per le macchine, diciamo, della linea Plus, della linea Mid e della linea Viso, abbiamo anche programmi studiati appositamente per lo studio in otorinolaringoiatria, per cui l'esame dei seni mascellari, abbiamo l'esame dei seni frontali, abbiamo l'esame dell'orecchio medio, dell'orecchio esterno, abbiamo l'esame anche delle vertebre per coloro che vogliono andare a analizzare anche la colonna per avere una vista d'insieme. Ovviamente abbiamo volumi sempre più estesi che permettono anche fino all'acquisizione di tutto il cranio. Cosa comunque interessante dei moduli è che io posso partire con una macchina con determinate licenze e mano a mano andarle ad aggiungere alla macchina stessa in maniera semplice, senza per avere una macchina sempre all'ultimo stato dell'arte con tutte le funzioni a me necessarie.